trovo a Firenze e la città è in una situazione drammatica, come vedete alle mie spalle, traffico in tilt per uno sversamento di olio alla fortezza d'Abbasso, praticamente la città è divisa in due. Per passare da, diciamo, da un lato all'altro della città, che so, per esempio da Ponte alla Vittoria, arrivare fino a Romito, ci vogliono circa 2 ore. Vedete qui il traffico all'altezza di Piazza di Bambini e Bambine di Beslam è stato deviato, alcuni passano sopra, perché è successo proprio qui, in questo sottopasso, lo sversamento. Vedete in questo momento la spazzatrice che sta pulendo tutto l'asfalto, vedete che situazione nell'asfalto, veramente drammatica, non si era mai vista in tanti anni che eravamo a Firenze. È molto che è in fila? Allora, io no, perché avevo la macchina parcheggiata al parcheggio esterno della fortezza, sicché no, però insomma ho visto poi venendo a piedi un monte di fila, ma vabbè, sì, c'è poco da fare in queste condizioni, l'unica è aspettare. Che vergogna, è una vergogna. Perché? Perché immaginati te un bisogno di vivere e su un mezzo di soccorso, come si fa? Chiamiamo un elisoccorso? Per il gasolio ci buttano il solvente per diluire ancora di più e poi ci vuole l'intervento dei pompieri e poi non abbiamo dei mezzi pronti a disposizione qui vicino alla fortezza della Quadrifoglio con delle spazzatrici, le facciamo venire da Via Baccio, da Montelupo, da chissà dove, con il traffico bloccato quando arrivano. Sono le 17:45 e il sottopasso è stato riaperto.